Cambiamo pagina, sono stati identificati gran parte dei giovani Nazi Skin che a Como hanno fatto irruzione in un centro d'accoglienza imponendo la lettura di un loro farneticante comunicato carico di odio contro i partecipanti alla riunione e contro gli immigrati. Nel centro Como Senza Frontiere erano presenti volontari, un sacerdote missionario, un insegnante. Adesso la magistratura indaga per violenza privata. Ma soprattutto si è riaperto il dibattito sull'estremismo di destra. Il PD ha annunciato una manifestazione proprio a Como per il 9 dicembre e nel centrodestra c'è una dura condanna, diciamo così, da parte del presidente della regione Lombardia, Maroni, che invita a non sottovalutare quello che definisce un virus pericoloso. Ne parliamo con Mauro Valeri, sociologo, in collegamento da Milano, Paolo Berizzi, che è inviato di Repubblica, che si sta occupando proprio con inchiesta, si sta occupando di Naziskin e di questi movimenti di ultradestra no, nostra nazionale. Che cosa sta emergendo? Ma sta emergendo quello che è il vero volto del nuovo fascismo o del neofascismo o del fascismo del terzo millennio, per dirla con Casa Pound. È un volto molto diverso da quello che furbescamente alcune formazioni, e mi riferisco appunto per esempio a Casa Pound, cercano di veicolare oggi dando un'immagine di sé addirittura da neodemocratici molto attenti al sociale. È un volto che abbiamo visto nel video. Repubblica è stata la prima mercoledì a dare la notizia di questo blitz, che ha avuto modalità secondo noi molto gravi, inquietanti, una violenza non sfociata nel fatto fisico, ma una violenza molto grave nei modi, che ricorda un po' il fascismo degli anni 20. Questi signori entrano a casa da altri e dicono: ora fate quello che diciamo noi. Impongono la lettura di questo volantino che, come dicevate voi, è farneticante, ma il tutto va secondo me inquadrato in una cornice, cioè quella di un neofascismo di ritorno, un neofascismo che non si limita più alla propaganda, ma passa anche all'azione, e il caso Como lo dimostra. Queste organizzazioni sono state in gran parte ormai, come dire, sdoganate. Casa Pound è una di queste. È caduta la pregiudiziale su questi gruppi e l'effetto, è il risultato è quello che vediamo. Ecco, abbiamo visto anche qualche giorno fa un altro blitz durante la presentazione di un libro a Mantova. Se cominciamo con i libri, finiamo ai roghi dei libri in piazza e noi ci ricordiamo alcune pagine di storia che vorremmo dimenticare, ma forse è bene non dimenticare. Qualcuno lo sta facendo. Noi ne parliamo con Mauro Valeri, sociologo. Che cosa accade? Beh, mi sembra che ci sia una nebulosa indistinta dove si coagulano le paure degli immigrati con atteggiamenti decisamente razzisti e con il neonazismo o il neofascismo, come ci diceva Paolo Berizzi. Sì, allora, intanto questo è un fenomeno che dura ormai da quasi 30 anni, cioè Veneto Fronte Skinheads è un gruppo nato alla fine degli anni 80, quindi non è una novità purtroppo. Quello che sta accadendo è che secondo me c'è una maggiore incapacità di indignarsi di fronte a questi gesti. C'è stata una ricerca recentemente sull'atteggiamento degli italiani nei confronti del razzismo che dice che ormai il 50% degli italiani ritiene il razzismo non un problema. È stato molto sdoganato e quindi non riguarda più soltanto l'attività che viene fatta dall'estrema destra. Tra l'altro, ci tengo sempre, sono gruppi molto diversi tra di loro. Non è soltanto il neofascismo, ma è adesso, per esempio, va di moda il suprematismo bianco, che è una cosa che abbiamo ereditato dagli Stati Uniti d'America, che collega altri fenomeni. Quindi anche la lettura di questi gruppi andrebbe fatta con un'attenzione maggiore, anche per maggiore capacità di rispondere, altrimenti rispondiamo con un atteggiamento che era quello di 20 anni fa, mentre invece le forme di neofascismo o le forme di razzismo si sono molto modificate. Siamo un paio di generazioni indietro come antirazzisti, diciamo così. Lei che è sociologo e quindi ha studiato sia la sociologia del passato che quella attuale, che differenza c'è fra, per esempio, quella che fu l'ascesa indisturbata di Hitler o di Mussolini, anzi caldeggiata dal popolo, e questo tipo di giovani che
ignorando anche gli avvertimenti della storia che all'epoca di Mussolini e Hitler non c'erano, ma adesso ci sono, propagandano più o meno gli stessi valori. Sì, allora è chiaro che ogni paragone storico secondo me è sempre un po' a rischio perché siamo in una fase diversa, adesso siamo in una fase apertamente democratica e quindi bisogna ragionare se questa forma di democrazia regge o no di fronte a questi tipi di comportamenti, cioè abbiamo paesi ormai anche abbastanza apertamente di estrema destra come può essere l'Ungheria oppure quello che succede ultimamente anche in Polonia dove viene sdoganato in maniera dal punto di vista dello Stato. In Italia diciamo non siamo in una fase così, io sono più preoccupato se vogliamo anche più dalla difficoltà degli italiani a rispondere a questi comportamenti, non tanto che la gravità di questi comportamenti che ci sono secondo me sono anche limitati dal punto di vista poi di fatto dal punto di vista per esempio elettorale, non sono movimenti che sfociano in un voto molte volte. Va tenuto molto sotto controllo, qui è importante che ognuno faccia il suo dovere, che la magistratura faccia il suo dovere, che i giornalisti e i bravi continuino a tenere sotto controllo il fenomeno. Va chiesto il perché, va chiesto il perché, perché un'ultima cosa molto veloce, il messaggio è vero che fa arneticante, però dice una cosa che secondo me è quella che unisce un po' tutti questi movimenti, che è quello, attenzione siamo in guerra razziale, questo è il messaggio sì, che viene mandato, difendere la ci nostra stanno identità. Attaccando sì, e questo certo. Purtroppo lo troviamo è anche diffuso, in tanti quotidiani e altre cose. È vero, in molti quotidiani c'è questa idea della difesa della nazione, supremazia della razza, nazionale e delle identità. Torniamo un attimo da Paolo Berizzi. Paolo, la politica si muove insomma, in maniera diversificata su questa vicenda. Matteo Salvini, per esempio, il leader della Lega, tende a minimizzare, lo riportano tutti i giornali di oggi, mentre invece il presidente della regione, Maroni, che è leghista anche egli, dice che invece non va affatto minimizzato il fenomeno. Il Partito Democratico di Matteo Renzi dice che è una cosa vergognosa, c'è una mobilitazione del PD, insomma che succede? Ma io credo che la politica in questi anni sia stata troppo in silenzio rispetto a questi fenomeni, rispetto a queste vicende, rispetto ai fatti che noi abbiamo cercato puntualmente di denunciare. È stato un silenzio imbarazzante, si è minimizzato, si è banalizzato, si è detto che era soltanto folklore o che erano quattro gatti. Questo secondo me è l'atteggiamento peggiore perché è un atteggiamento che apre un recinto e a volte i buoi da quel recinto escono e questo è un po' quello che è accaduto negli ultimi anni con questi gruppi. La Lega sì, è divisa, Maroni dice fermiamoli, Salvini minimizza, ma lo stesso Salvini, e sembra quasi un paradosso, è lo stesso che ieri ha preso le distanze, unica voce nel centrodestra, e ha detto non si entra in casa da altri, non è elegante. Certo, non è stata una condanna, diciamo, dura, ma in qualche modo è lo stesso Salvini che due mesi fa, dal palco di Pontida, fornì un volano formidabile all'ultradestra, dicendo se e quando la Lega andrà al governo aboliremo da subito la legge Fiano e la legge Mancino. La legge Fiano, peraltro, non è ancora legge, ma ad ogni modo la legge Mancino punisce coloro che istigano all'odio razziale, coloro che fanno propaganda di fascismo. E quindi Salvini prima fa un invito a nozze all'ultradestra, con la quale peraltro è già stato alleato nel 2014 con Casa Pound, e adesso di fatto minimizza e dice non sono questi presunti squadristi il problema. Quindi la politica è stata molto in silenzio. Io mi auguro che il dibattito che si è svegliato o risvegliato adesso serva a costruire una vera coscienza rispetto a questi fenomeni. Grazie. Grazie Paolo Berizzi di Repubblica da Milano, grazie a Mauro Valeri qui in studio.